In diretta dal Salone Internazionale del Libro di Torino diamo il benvenuto ad un'autrice che però insomma diciamo per motivi molto molto importanti, perché una neomamma, non ha potuto essere qui con noi ma è in collegamento telefonico. Eleonora Abruzzese, ciao Eleonora, mi senti? Sì? Sì, ciao, ti sento. Benissimo, ciao, benvenuta. Voglio la luna. Grazie. Da Caligola di Albert Camus. Tu, come dicevamo anche in precedenza, abbiamo avuto il piacere, insomma, anche prima di parlare un po' al telefono per conoscerci meglio, abbiamo parlato molto anche del libro. E tu hai letto questo libro, per l'appunto, di Albert Camus, hai letto questa storia di Caligola ed hai deciso di trarne, insomma, un libro tuo, perché in realtà è un'altra delle, è una delle tante sfaccettature con le quali, insomma, si può leggere e si può rivivere e vedere questa vita e soprattutto tutte le azioni e le gesta di Caligola. Perché voglio la luna? Ti chiedo, Eleonora, come prima domanda. Diciamo che questo libro si pone a cuore una domanda, che è il desiderio di impossibile. Che cosa significa desiderare l'impossibile? Attraverso il libro di Albert Camus, che è un premio Nobel della letteratura, nato ad Algeri e poi vissuto in Francia, diciamo c'è quest'opera surrealista di appunto, che parla della vita di Caligola, di questo tiranno, e che è praticamente il tema che sta a cuore del desiderio dell'uomo, che è un desiderio di impossibile, cioè di avere qualcosa per cui valga la pena l'eterno. Questo scoprire perché cosa vale la pena vivere in eterno è un percorso di immedesimazione potente e terribile, che scopre addirittura le ragioni a chi non le vuole dare mai, perché un tiranno non ha ragioni, eppure è quello che cerco di capire, le ragioni di questo tiranno, il perché. Diciamo che porta con sé tutto il peso di un desiderio inestinguibile, ecco. Anche perché in effetti lui inizia questo suo percorso di tirannia soprattutto perché soffre, sta impazzendo perché ha perso la donna che amava. Esatto, cioè praticamente questo, il protagonista impazzisce a partire dal momento in cui perde la donna che amava e capisce che quello che ha perso è molto di più di semplicemente una donna, ma il punto è l'esperienza attraverso cui lui vive in quel rapporto d'amore lì, cioè non è la donna in sé, è quell'esperienza che è unica, e tutti attorno a lui lo deridono perché nessuno ha provato quello che prova lui, e quindi lo banalizzano, lo riducono, lo riconducono a cose finite come il tesoro, come cose che sono facilmente sostituibili, perché nessuno ha saputo amare né soffrire né vivere intensamente quanto ha vissuto lui. E quindi lui che fa? Prende la loro logica e la fa diventare legge, praticamente gioca con le loro stesse carte e per cercare di aprire loro gli occhi, perché lui è solo, è profondamente solo rispetto a quello che ha provato, nessuno lo capisce. E appunto il fatto di estremizzare tutto quello che loro pensano sia la, per esempio la legge morale, oppure il sommo bene che per loro è solo il tesoro, cioè la cosa, il potere, il denaro, lo estremizza fino all'inverosimile affinché si rendano conto di quale tirannia loro stessi e il loro modo di pensare sono prigionieri. Esatto, e quindi poi insomma lui impazzisce completamente a tal punto da commettere tutto quello che poi è passato alla storia, perché realmente lui in virtù di questo è passato alla storia. Assolutamente, e infatti è quello che è interessante, che lui in realtà è l'unico ragionevole, questo è il paradosso. La cosa interessante del libro è come dietro la ragione di un apparente tiranno si svela in realtà la verità di tutto quello che c'è dietro, quello che è il male che noi vediamo, si smaschera la verità e la falsità, e questo proprio attraverso un'opera di immedesimazione verso di lui, attraverso di lui, sentendo come lui e capendo che cos'è la luna, cioè questa esperienza d'amore infinito che vale la pena davvero l'eterno, cioè davvero amando così
tutto diventa, tutto ciò che è finito, il potere, i soldi, il denaro, tutto è irrisorio rispetto a quello. Ma noi sappiamo che significa amare? La risposta è no. C'è bisogno di Caligola, nel senso che c'è bisogno di desiderare così ardentemente da finalmente capire che significa amare. Allora saremo liberi dal potere, dal tesoro, dai soldi, da tutto, dalla droga anche. Anche perché del resto, perdonami, scusami, ti ho interrotta. Sì, sì, no, diciamo che se uno si sa immedesimare con quel desiderio di impossibile, tutto è secondario. E si è terribilmente più liberi, nel senso che allo stesso tempo più poveri di cose, ma più liberi di cuore, ecco. Esatto, esatto, anche perché del resto è proprio questo il punto, no? Noi vediamo i grandi colpevoli perché sono quelli che appaiono, ma in realtà il problema vero, come dicevamo anche prima nella nostra preconversazione, sono proprio quelle persone che invece agiscono in modo silente. E sono quelle le peggiori, sono quelle che fingono di essere buoni e di essere dei buonisti, e invece in realtà sono loro. In i realtà cattivi. sono loro che fanno sì che il male squarci tutto, perché sono loro i finti buoni che spingono a quella logica lì, che spingono a quella logica che mostra poi Caligola. Caligola non fa altro che rivelare la logica di quelli che si fingono buoni, ma in realtà sono cattivi, e lo fanno giustamente in maniera subdola, non mettendo un volto, una faccia. Spingono la massa in maniera silente. Cherea, che è l'avversario di Caligola, che fa? Non prende lui il potere, spinge silentemente la massa. Che cosa fa? Anziché ribellarsi, cioè ribellarsi, perché quello che fa Caligola è intollerabile, li spinge ad aspettare affinché tutti lo odino, e non affinché si questionino sul perché, che cosa significa tutto questo. Lui è in realtà il vero male, è Cherea, quelli che in realtà tutti prendono per l'assennato. No, è un freddo calcolatore, per cui l'essere umano non vale niente, e l'onore apparente, quindi l'apparenza, vale tutto. Esatto. Perché? Perché le persone che non sanno amare, come ha amato Caligola, un desiderio disumano, non lo sanno reggere, perché capirebbero quanto in realtà loro da soli sono niente, non valgono niente. Ecco, questi tra virgolette giusti, che passano per assennati, un desiderio così non lo saprebbero sostenere. Solamente quando si arde, diciamo, lo si sa sostenere. Perché nessuno di loro ha mai saputo provare un così grande, vero e puro amore, perché non hanno un animo puro, e quindi del resto. E questa è la cosa più bella ed interessante del tuo libro, è proprio il messaggio così intrinseco che c'è tra le righe, che si deve riuscire a percepire. E poi del resto anche la tua scelta è stata una scelta comunque particolarmente audace ed interessante, perché hai scelto proprio questa persona, hai scelto Caligola. Voglio dire, anche per il tuo percorso lavorativo, tu sei psicologa e hai fatto veramente tantissime specializzazioni, hai lavorato anche a Parigi, sei ritrovata anche in Francia a studiare e comunque hai fatto questa scelta ben definita e così particolare. Sì, diciamo di cercare di rispecchiare la ragione di un tiranno, cioè di una persona che in realtà da che cosa è spinta quella persona, che cosa c'è dietro. Sì, ho scelto un tiranno perché in realtà l'amore, se è vero, è libero e tirannico al tempo stesso, nel senso che tutto si spiega, non è solo una storia d'amore, capisce? È tutto il contrario, è chi è quella persona attraverso questa capacità di amare, cioè chi diventa Caligola quando ama lei e quando lei non c'è più. Anche perché facciamo sottolineare una cosa, ricordiamo che Caligola era innamorato non di una donna qualsiasi, no, ma della sorella. Il suo era un amore impossibile, che era quello della vostra sorella, che simbolo che di per sé, vabbè, ovviamente è incestuoso. È incestuoso, quindi è sbagliato, ma il punto è che simbolicamente cosa caspita significa questo, cosa fa significare l'amore per la sorella? È un amore totale, cioè di anima e sangue, cioè sì. Questo
è il punto, ecco perché è insostituibile, ecco perché non si può rimpiazzare con nessun altro e tutto diventa niente. Allora mi si dirà, ma allora si giustificano gli omicidi che fa, che compie, ma gli omicidi non sono la volontà di Caligola, sono la volontà di tutti coloro che lo circondano, che banalizzano questo sentimento di Caligola, che lo svalutano, sono conseguenza di, sono in realtà una loro scelta, non una scelta di lui. Esatto. Cioè è conseguenza di tutti quei senatori che dicono, ma che cavolo vuoi, ti stai pure a rompere le scatole, non solo era incestuoso, pensa al potere, pensa al tesoro, pensa ai soldi. Dice, ah bene, allora siccome il tesoro ha tutto, ha il sommo interesse, la vita umana non ne ha alcuno. Perché se tu prendi per sommo interesse il tesoro, che cos'è il tesoro? È l'oggetto, la cosa, i soldi, il potere. Se tu sommo interesse è solo quello, allora la vita umana non ne ha alcuno. Perché, ma il punto è che avere attaccamento centrale solamente intorno al tesoro, il potere, non è solo un attaccamento materiale, ma anche sostanziale, cioè anche poi un modo di pensare che rende le persone a cui ci si attacca delle cose sempre sostituibili, tutto è sostituibile. E quindi sostanzialmente non ha senso vivere, tanto nulla vale la pena certo. Eterno, tutto è sostituibile. Invece no, è questo che si regala, c'è qualcosa per cui valga la pena. Posso, sì, qualcosa che sia impossibile, cioè che vada oltre la morte, che sia insostituibile, che può veramente, perché tutte quelle cose con cui ci rispondiamo non rispondono per davvero, cioè qualsiasi preoccupazione uno ha non è mai abbastanza, non è mai sufficiente, e anche quelli che qualora si dice che è sufficiente in realtà fingono, cioè la cosa peggiore. Esatto. Nulla è sufficiente. E questa, esiste qualcosa di sufficiente, può esistere solamente con questa capacità di amare la verità veramente. Questo libro è veramente una rappresentazione lampante di quelle che sono molte realtà attuali, insomma. Esatto, sì, è vero. Infatti, sì, perché come dicevo prima, diciamo che si maschera il male, come si può dire nella, in tante circostanze in cui ci possiamo trovare. Per esempio io mi sono trovata personalmente in un istituto post laurea che fece, comunque in esperienze di lavoro in cui il vero male era chi attraverso dei metodi intellettuali metteva da parte l'umanità e la ridicolizzava in maniera istruita con le armi della sua istruzione, sì. La metteva da parte l'umanità, la annientava, l'umiliava e per cedere il passo sempre solo all'apparente tecnica e al non senso. Questo è il male, è la stessa persona che apparentemente, non so, curava l'intervento dei pazienti, che io ero scandalosa perché stringevo la mano per salutare un paziente, per esempio. Questo non va bene, non si fa, no. Si perde tutto. Non è professionale. Che c'entra questo con il mio libro? C'entra perché se uno sa vedere la verità, capisce dov'è il male e dov'è il bene. L'apparenza non lo frega più, ecco, questo voglio dire. L'apparenza del finto buono non lo frega più, perché il male sta proprio, il vero male si traveste da bene. Questo è il punto, non è la conseguenza del male eclatante, della sparatoria, degli assassini, esatto. Del terrorismo, del genere. Quella è una conseguenza, è il vero male che si finge bene. O lo impariamo a vedere o saremo schiavi. Vuoi per sempre. E questo si può fare solamente se si ha il ardore che ha Caligola, questo desiderio di impossibili, di qualcosa che va al di là di quello di cui ci siamo accontentati fino ad ora. Perché anche chi ha, non so, la Coppa dei Campioni, la Coppa delle Coppe, in realtà nelle mani non ha nulla. Nulla. Se io si ha questa libertà di dire in realtà non ho nulla, perché amo la verità di più. Oppure si schiavi a vita e si brucia perché tutto si consuma. Eleonora, saremo sempre facilmente sostituibili. Eleonora, io ti ringrazio davvero. Grazie perché pur non avendoti potuto conoscere di persone, non potendoci essere
incontrate proprio qui fisicamente, ho avuto il piacere di trascorrere del tempo con te al telefono e mi ha veramente tanto arricchito. E sono certa che grazie anche a questa intervista che molti vedranno, ma soprattutto grazie alla lettura del libro, riuscirai proprio a far arrivare questo messaggio a moltissimi. E quindi non ci resta veramente che iniziare a leggere. Voglio la luna da Caligola ad di Albert Camus. Eleonora Abruzzese, grazie e a presto. Grazie Manuela, grazie di cuore.